fa piacere. È bellissima, è stupendo. Sono dagli Nevio Mainardi, segretario pensionati CNA di Cremona. Ecco, siamo di nuovo alla mostra degli hobby fatta dagli anziani. Intanto che edizione è, quanti sono gli anziani che hanno partecipato, eccetera. Allora, siccome si chiama mostra gli hobby non hanno età, ci sono anziani e non, perché ci sono anche persone non anziane, piuttosto giovani, che rappresentano i loro prodotti. È l'undicesima edizione, però essendo biennale, quindi sono 22 anni che c'è questa manifestazione. E quanti artisti o artigiani partecipano? Allora, partecipano hobbisti diciamo di tutte le estrazioni e sono quest'anno 32. Sono 32 perché nel mese di settembre ci sono molte sagre, molte fiere alle quali partecipano normalmente questi espositori. Quest'anno abbiamo dovuto cambiare la sede della mostra perché l'auditorium della Camera di Commercio era impegnato e quindi ci siamo dovuti, diciamo, rimettere in pista per creare un ambiente ideale per la mostra in questa bellissima sede che il Comune ci ha messo a disposizione. Ecco, e gli hobbisti che cosa espongono in prevalenza? Dunque, gli hobbisti espongono tutte cose fatte da loro e non c'è, diciamo, una prevalenza per quanto riguarda i prodotti, per quanto riguarda i manufatti, perché comunque sono lavorazioni in legno, lavorazioni in metallo, lavorazioni in acciaio inossidabile, strumenti musicali di liuteria, cose, maschere di cartapesta, quadri, fotografie e cattedrali famose. Ma è previsto un premio finale? È previsto un premio finale che abbiamo già dato all'inaugurazione alla signora Paloschi, che è la signora che fa i centrini appena dentro nella mostra e che è l'unica persona, forse la più anziana, che partecipa a tutte le 11 manifestazioni che abbiamo fatto, quindi l'abbiamo premiata. Ci sarà un omaggio per tutti i partecipanti e un diploma di partecipazione. La signora Paloschi, che mi diceva Nevio che sono 22 anni che partecipa a questa mostra. 11 edizioni, che quest'anno ha ricevuto il premio per le sue attività, che sono i centrini. Mi devo scusare perché là ero tutta agitata che non ho neanche... Ecco, ci può dire come fa un centrino? Come? Ci può dire come fa un centrino? O farci vedere? Sì, guarda, se vuol vedere... Si chiama chiacchierino qualcosa? Questo si chiama chiacchierino, se vuol vedere così... Questo si chiama navetta. Sì. Velocissimo. Bella gamba Roberto, ci può dire come fa le sue opere? Si può vedere anche l'interno. Tutti i particolari? Sì, poi si può. Eccezionale. Ci vuole la pazienza. Ma e quanto tempo? Ma un annetto ci vuole fare una cosa. Un annetto. Un'oretta per... Al giorno, per sera. Perché questi li ho fatto che lavoravo ancora, per cui la sera dopo il lavoro facevo un'oretta di vita. Senza mai perdere la pazienza. No, la pazienza ci vuole sempre. Ci vuole sempre. È fondamentale. E da dove prende lo spunto, da quali disegni? No, io i velieri non li faccio,
perché dopo io mi stanco a fare tutti i nodi, diventa una cosa troppo impegnativa. Mi piacciono queste perché sono più accessibili, ecco. Navi moderne. E dopo, quando trovo qualche disegno su internet che mi può andar bene, allora magari lo faccio, sempre che la moglie non abbia problemi. Perché è che problemi le crea? No, perché io non ho tanto posto per... non ho un posto dove lasciare tutti i lavori fermi. Per cui devo tirare fuori la roba, fare un'oretta, poi metterla via. Diventa un po'... Ho capito. Però, vabbè, non è che brutto. Perché inventarsela è facile, ma copiarla è più difficile. Le copio tutte, perché adesso non le ho più le altre. Ma quella là ce l'ho ancora di foglie. Quindi lei copia le foglie? Le foglie secche. Io l'autunno vado alla ricerca nei boschi. Le foglie quando vedo delle foglie che mi soddisfano, le raccolgo. Questa è una foglia di pioppa. È resistita, invece le altre poi si disfano. La passione delle piante invece sono riuscito a mettere un po' di arte. L'ecosistema. Sì, però io l'ho fatta con quell'intento. Non tutti la prendono. No, le ho fatto vedere questo signore. Sì. Sono con un uovo distrusso vere. Sono di uovo distrusso vere. Vere, che lei è in Italia? Mia madre è in Italia, lei è un'artista. Io faccio solo supporti, con gli effetti speciali. E cosa usa per l'intaglio? Trapanino per robistica, Tremel e una bella fantasia. Una bella fantasia. Fammi Sant'Agnetta. Ci spiega le sue opere? Guardi, le mie opere, guardi questa, che gli ho fatto anche in dialetto con quella come in ciama su un bel stufa. Ha visto? Ecco. Io ogni tanto chiedo a questa signora se sì, ha qualcosa da dirmi, ma non no, dice. No, niente. È brava. Questo, per carità, il mio violino, guardi, questo ci ho messo l'anima, però mi è venuta l'idea di farlo, dovevo farlo e sono riuscita. E questo è il Torrazzo di Cremona, anche il parafulmine, e poi le 3T di Cremona. Ma lei imbroglia, perché le 3T non erano quelle lì. Sì, lo so che ce n'è un'altra. Io ce l'ho una cartolina con sulle 4T, però mi sembrava volgare. E queste, ecco, si è conosciuto Franco da giovane, questo è Franco. Sì. Gli occhi per nascitura. Quella invece, quando c'è il micio e i gomitoli col cesto, è quando ho fatto il battesimo, il primo nipote. Quello lì è il metro, per misurare l'altezza. Quella lì era la bandiera della pace, né? Sì. E anche lui. Quello è un giubbino fatto da me, ma non preso un giubbino e poi messo i pezzi, No, i miei pezzi. Che fai per esempio di questo genere? Con alcuni personaggi famosi, la Monna Lisa, la Madonna dell'Ermellino. Ubaldo che fa queste opere meravigliose. Può dirci come fa? Inizialmente erano cassette vuote di liquori, formaggi, salumi, vino, frutta e verdura. Non sapevo cosa farne e siccome occupavano spazio ho cercato di smontarle, ma il risultato era quasi lo stesso. Allora qualche momento mi è venuta l'idea di utilizzarli per usare il traforo. Come il disegno da dove lo prende? Il disegno sono foto
nella dimensione di 20-30 centimetri e da lì ritraggo prima e procuro, faccio il disegno, poi delle prove su cartone per non sprecare il compensato e dopo inizio, quando mi accorgo che posso andare avanti inizio. E quanto tempo ci impiega a fare questo? Circa un anno ciascuna facciata, ma dipende dal numero di ore. Certo. E cerco di superarmi, questo infatti è legno che ormai con gli anni ha acquistato lo stesso colore pur essendo di cassette diverse. Invece quella è compensato adesso.